Ancora? Michele, sono le 4 di pomeriggio. Voi mi dormi di pomeriggio. Perché tu non ci sei, tu non esisti, tu sei molto muscato con niente e neanche paura devi avere, perché ci sarà Tano a proteggerti. Ed è Tano, e soltanto Tano, che ti dà il permesso di continuare a raggiare come cavalli, come scecchi. Quindi, dicevi? Sì. Appunto, Lenin aveva questo tipo di relazione Michele? Chi l'ha scritto Sgt. Peppers? Ma non la canzone, è tutto il disco. Chi l'ha scritto? Paul. Paul l'ha scritto. George Martin l'ha scritto. Tutte le mattine alle 6 arrivava con le partiture. Loro arrivavano verso le 10, 10 e un quarto, strafatti con l'India, il serpentè, le canne. E George Martin a scrive de notte il disco. È una farsa. Farsa! Cambiamene due, va. Paciucci, Leonardo, un mio amico fidatissimo, mi ha dato un video scaricato da internet in cui si vede il tour americano del 65. Beh, c'è George Harrison che suona gli accordi Ticket to Ride tutti sbagliati. Tutti quanti sbagliati. Reject la chitarra, è staccato. Se guardi bene, è staccato. C'ha la chitarra staccata. Fanno ride, fanno ride! E poi c'è tutta la storia di mafia dietro. Ma la mafia vera. Allora, 1964. Ed Sullivan Show. Mezza America incollata al video. Il mio amico fidatissimo, Leonardo Paciucci, mi ha dato delle foto scaricate sulla rete in cui si vedono Brian Epstein, Ed Sullivan, Ringo Starr e Joe Gambino. Dico Joe Gambino, meglio noto come Tagliapalle, che giocano a carte in un locale lì vicino. Ancora che parlate dei Beatles. 100 euro per giocare. Ti vedo.